cambio nome e aggiungo Q8, cambio volto con un nuovo logo, cambio tutto e lo faccio in meglio. L'ammiraglia elettrica dei quattro anelli passa da semplice e-tron a Q8 e-tron, identificando così il vertice dei modelli Audi in un'unica denominazione declinata in due versioni, la classica con motori termici e la nuova full electric. In comune il piacere di guida che caratterizza il maxi SUV di casa Audi. Già perché se andiamo sui numeri che accomunano le top di gamma elettriche SQ8 e-tron ed SQ8 e-tron Sportback, ci rendiamo conto che abbiamo di fronte un super SUV che ha pochi rivali. Un gradino più in basso troviamo le Q8 e-tron, la 50 e-tron da 340 cavalli e la variante 55 e-tron da 408 cavalli, ottimizzate nei consumi e nell'autonomia. L'Audi 50 e-tron ed e-tron Sportback hanno 490 km di autonomia. L'autonomia più elevata è garantita comunque dalla 55 e-tron Sportback, 600 km secondo il protocollo WLTP, quindi circa 500 reali di media. Quindi più autonomia ma anche più rapidità di ricarica. È stato infatti introdotto il caricatore in corrente alternata che passa da 11 kW a 22 kW di potenza. Inoltre sulla Q8 e-tron arriva anche la funzione Plug and Charge, un abbonamento che permette di arrivare nel punto e caricare con addebito direttamente sulla carta. Insomma, un passo in avanti per rendere più fruibile l'elettrico facilitando la vita di tutti i giorni.